Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Quando la Roma vince, il giorno dopo è sempre festa, ovviamente. Ieri, manita al CSKA Mosca, una bella vittoria comunque in rimonta, una serata di turnover, anche se parziale comunque, di esperimenti, anche di prodezze, di qualche disattenzione difensiva che ovviamente non voglio vedere da giocatori come Mancini, giocatori ad esempio che sono stati buttati nella mischia ieri come Villar, Diawara, che avrebbero secondo me dovuto fare meglio per guadagnarsi una fiducia maggiore da parte dell'allenatore che sicuramente verso di loro ne ha molta di meno che rispetto ad altri giocatori, insomma, che rispetto ad altri giocatori. Quindi sotto questo punto di vista non benissimo in alcune cose, però veramente 5-1. Arriva anche il primo gol di Tammy Abraham all'Olimpico dopo una decina di legni, non so più quanti ne ha presi, sinceramente. Anche ieri, tra l'altro, due pali, se non erro, nella partita. Quindi chissà se torneremo anche quest'anno a colpire 58 pali come 2 stagioni fa, se non erro. Non ricordo più, sinceramente, ho la memoria abbastanza corta, però 58 pali, una cosa simile. Vabbè, ovviamente vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdervi nessun nuovo contenuto, di lasciare un mi piace su questo video e ditemi la vostra sotto nei commenti riguardo questa cinquina della Roma alla squadra della capitale bulgara, il pareggio del Napoli all'Leicester in Europa League, ovviamente, e la sconfitta sul Paperone di Stracoscia della Lazio, sempre in Europa League, e anche la vostra su tutti gli altri match che si sono giocati ieri, veramente tanti, con l'aggiunta ovviamente da quest'anno di questa terza, scusate, competizione europea. Quindi andiamo subito a vedere, vi leggo subito la formazione per chi non la ricordasse, per chi non ha seguito nulla della serata di ieri, formazione della Roma ovviamente. Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori, quindi riposa Vigna. Riposa anche il centrocampo titolare, ossia Veretout e Cristante lasciano spazio a Villar e Diawara. In attacco Carles Perez titolare assieme a Pellegrini, ovviamente, capitano e man of the match, credo, della serata. El Shaarawy e Shomurodov, che anche ieri sera comunque ha tirato fuori una gran bella prestazione, assist per Abraham, ma a parte quello comunque mi sembra veramente da questo primo sprazzo di stagione, un gran bel giocatore, un acquisto che è stato criticato, ma come al solito io non, cioè sinceramente neanche mi ci metto a rispondere a quelle persone che senza aver neanche visto giocare un calciatore subito lo giudicano e lo etichettano come pippa, come scarsone. Cioè, vedeteli i giocatori in campo con un'altra maglia, sì, con il Genoa, seconda parte di stagione comunque, anzi, parte finale di stagione buona, segnato qualche gol, ma ovviamente, cioè, tu non puoi dire, no, Shomurodov non è un acquisto da Roma, ma magari lo ha voluto proprio Mourinho, magari Mourinho ha dettato alla società il profilo ideale di un attaccante comunque giovane e che può fare bene, e lo hanno trovato in Shomurodov, e è un acquisto che sta ripagando molto bene in questa prima parte di stagione. Quindi prima di parlare fatevi un esame di coscienza, ma aperta e chiusa questa parentesi. La Roma che va in svantaggio con parte così così, soprattutto in difesa, ma durante tutto il match comunque un po' di disattenzioni qua e là, qualche errore che non avrei voluto vedere, oppure un po' di grinta in più che avrei voluto vedere da giocatori che certamente non sono titolari in questa Roma, e mi sto riferendo ovviamente al centrocampo. Però la Roma, cioè, passa in svantaggio con, non si capiscono, Mancini, Villar, palla che passa sotto le gambe di Mancini, Carey, questo giocatore irlandese del CSKA Sofia, scarica sotto la traversa e porta a sorpresa in vantaggio il CSKA Sofia. Ma lì non è che mi sono scandalizzato, però ho detto reagiamo e subito. E in effetti Lorenzo Pellegrini tira fuori un tiro, una prodezza pazzesca, perché fare quei gol a giro
E di controbalzo poi non è assolutamente da tutti, un misto fra un pallonetto e un tiro a giro di controbalzo, veramente bello. E è un gol, devo dire, fondamentale perché ha fatto in modo che eventualmente non si andasse a complicare poi la partita, perché magari se non segnava il 25esimo facevi fatica a segnare nel primo tempo, magari potevi andare a riposo sullo 0-1 e si poteva complicare, non so, insomma, questo gol bello al 25esimo è una mazzata anche psicologica per gli avversari. Poi un gran gol anche di Al-Sharawi al 38esimo, sempre su assist di Shomurodov, stoppa la palla, Elsha al limite dell'area di rigore e sul primo palo scarica un destro strettissimo, angolatissimo il portiere, non può nulla, e è il secondo gol di fila in due partite di Stefan El-Shaarawy, ma quello contro il Sassuolo ne vale 10 perché ci ha fatto vincere la partita con un gran tiro a giro, ricorderete, palo rete al 92esimo, quindi grande Elsha, che è un giocatore che zitto zitto tra virgolette c'è sempre, sta dimostrando l'amore verso questa maglia, l'impegno, e quindi veramente tutti, cioè tutti dovremmo applaudirlo, perché ho sentito anche qualcuno che ancora lo critica, ma cioè, che cosa gli vuoi dire a El-Shaarawy, che è un giocatore che è voluto tornare alla Roma di sua spontanea volontà? Certo, c'è chi dice che si è andato a fare i milioni in Cina, poi è tornato, vabbè, non ce ne frega. È tornato, ha voluto tornare. Nella partita contro il Sassuolo, durante l'inno della Roma, era l'unico che era in piedi, incantato a guardare la curva sud. Cioè, questo dimostra, penso, dimostrerà pur qualcosa, un attaccamento alla maglia, un certo amore verso questa città e questa squadra. Quindi, grande Stefan El-Shaarawy. Primo tempo che si chiude quindi sul 2-1. Poi Roma che rischia magari un pochettino su qualche azione di attacco del CSKA Sofia. Tra i giocatori del CSKA c'è questo Wildschut, centrocampista esterno, che più di una volta sulla fascia ci ha messo in difficoltà. Poi c'è stato un cambio, Ibanez al posto di Karsdorp, quindi cioè per mettere Ibanez terzino e non far entrare neanche Reynolds, tra l'altro aperta e chiusa parentesi, secondo me è una vera e propria bocciatura, ma a parte questo, Ibanez soffre un pochino contro questo Wildschut che arriva più volte sul fondo. Il CSKA Sofia si rende pericoloso in qualche occasione, qualche tiro in porta. Rui Patricio, tranne una parata su un tiro da fuori e un'altra parata, non è che si debba impegnare poi così tanto, ma comunque deve rimanere molto vigile, perché il CSKA Sofia sfonda più volte, soprattutto sulla fascia di competenza di Ibanez in quel momento, che entra, non è che faccia benissimo, si trova un pochino spaesato secondo me, però vabbè, sono esperimenti, l'ho detto all'inizio del video, è stata una serata anche proprio di esperimenti, cambi. Successivamente verrà cambiato anche il centrocampo, intorno al 60esimo minuto, credo, fuori Vigliar e Diawara, dentro Cristante e Veretout, e se li cambi contemporaneamente in quel modo non credo sia anche un buon segnale, o meglio, magari gli ha voluto mandare proprio un segnale Mourinho, come per dire: oh, dovete fare di più per giocare l'intera partita, perché la Roma non stava più costruendo niente, passavano, cioè il centrocampo non c'era più filtraggio a centrocampo, come posso dire, quindi si erano un po' spenti sia Villar che Diawara, e quindi li ha cambiati assieme. Di certo Mourinho non è uno scemo, non è uno stupido, e quindi anche secondo me non credo sia una bocciatura, proprio per dargli magari un segnale, per farli caricare: oh, se volete giocare tutta la partita dovete fare le cose come dico io, in modo migliore. Poi cosa stavo dicendo? Arriva il gol al 62esimo di Lorenzo Pellegrini, un po' fortuito in questo caso, ma grande azione di Calafiori, grande discesa, finta, palla un pochino arretrata all'interno dell'area di rigore. Pellegrini che colpisce di sinistro, ma se la manda sul destro e il portiere viene spiazzato di fatto.
un gol sporco, diciamo così, ma non più di tanto perché l'azione c'è ed è un'azione bella. E quindi 3-1. Poi verrà espulso proprio Will Shute, che farà l'unica stupidaggine della sua serata, perché comunque mi ha fatto una buona impressione questo giocatore. Entreranno quindi, come ho detto, Ibañez, Cristante Veretout, Abraham, Kumbulla. Sarebbe dovuto entrare anche Borja Mayoral, ma si è fatto male, tra virgolette, Calafiori, un crampo se non erro, e quindi l'ho dovuto cambiare per forza e non è potuto entrare Borja Mayoral. Certo, avrei voluto vederlo e vorrei vederlo giocare, perché Borja, secondo me, per quello che ha fatto l'anno scorso, merita rispetto e merita di giocare. Partite di questo tipo merita sicuramente di giocarle, secondo me. Quindi, ma io sono sicuro che Mourinho non è che escluda nessuno a priori, e quindi ci sarà spazio sicuramente anche per Borja Mayoral. Arriva il gol poi di Mancini, palo di Smalling, ribattuta, difesa del CSKA ferma, e Mancini segna a porta vuota. E 2 minuti dopo Abraham entra, e praticamente 10 minuti dopo, su assist di Shomurodov, palla dentro, non riescono a mandarlo in fuorigioco i giocatori del CSKA, o meglio, ci riuscirebbero ci fosse stato il VAR, che ricordiamo in questa conference non c'è fino alla finale, sarebbe stato annullato, ma di centimetri, quindi a occhio nudo, senza la tecnologia era anche difficile vederlo. Scavetto, o meglio, tocco sotto, morbido, e primo gol di Tammy Abraham, che si sblocca quindi anche all'Olimpico, sempre su assist di Shomurodov. E partita che termina in questo modo. Quindi, nel complesso, una buona Roma, una bella Roma che inizia bene, bella Roma per la rimonta, bene perché comunque si vede che c'è felicità all'interno del gruppo. Vincere aiuta a vincere, è la sesta vittoria consecutiva in questa stagione, ovviamente. E che dire, nell'altro match del girone di conference della Roma c'è il Bodo Glimt che batte 3-1 in casa lo Zoria Luhansk, e quindi entrambe le squadre a punteggio pieno. La prossima sarà Zoria, quindi andremo a giocare in Ucraina Roma. E che dire, le uniche cose che non mi sono piaciute, come ho detto durante il video, sono quelle disattenzioni, tipo il centrocampo titolare che avrebbe potuto fare qualcosina di più, quel gol preso all'inizio, che cioè, sono errori ovviamente che non si dovrebbero fare normalmente, ma per fortuna siamo superiori e li abbiamo asfaltati nel punteggio, anche se, come ha detto Mourinho in conferenza stampa, ecco, è un punteggio un po' troppo ampio per quello che si è visto. Non è che abbiamo proprio brillato, e CSKA Sofia comunque qualcosina ha fatto, quindi un 5-1 è anche fin troppo severo, ma chi se ne frega, cioè 5-1, amen, 5 gol, vinciamo un'altra partita in casa, quindi il prossimo step sarà anche magari porre rimedio a queste disattenzioni, cercare di non prendere gol in casa, perché nelle ultime 3 partite, se non erro, abbiamo sempre preso almeno un gol in casa, quindi insomma, migliorare qualcosina, però siamo sulla strada giusta, e quindi grande Roma. Per quanto riguarda l'Europa League, vado breve perché già si è allungato troppo il video. Il Napoli con un grande rimontone di Osimhen, mi verrebbe da dire, sì, che ha fatto comunque doppietta, rimonta il Leicester, che sembrava avviato verso la vittoria. Insomma, va in vantaggio all'inizio, partenza sprint con Ayoze Perez, un gran gol, una bella azione. Il Napoli, che sembra un po' spento nel secondo tempo, poi viene annullato un gol all'Leicester, che si rifarà però con Barnes poco dopo, con un gran tiro incrociato su cui Ospina, se non erro. Vado a vedere subito. Sì, non può nulla. Però poi arriva la reazione del Napoli, la reazione di Osimhen, che per quello che è stato pagato dovrebbe essere normale, insomma, che faccia queste cose, anche perché le qualità le ha. Non è il giocatore perfetto attualmente, come ha detto Spalletti, anche però le qualità certamente le ha, e come, è un giocatore forte, veloce poi.
Gran gol il primo, secondo me, perché si porta avanti la palla un po' fortuitamente. Non credo fosse quella la sua intenzione di scavalcare il difensore, però poi con un bel pallonetto calibrato in sacca. E poi all'87esimo un gran gol, comunque un grande stacco di testa, rimane molto in aria e in sacca la porta di Schmeichel, ovviamente figlio di Schmeichel del Manchester United. Alla fine verrà espulso anche Ndidi e quindi comunque il Napoli, che per come si era messo il match, può ritenersi soddisfatto di questo pareggio ottenuto in un campo difficile contro una squadra inglese, in uno stadio caldo. Quindi veramente complimenti ad Osimhen, non a Napoli ma ad Osimhen praticamente. La Lazio invece, che ha giocato alle 18:45, perde 1-0. Sarebbe potuta essere tranquillamente una partita da pareggio, secondo me. Il Galatasaray che prende una traversa, la Lazio che comunque fa vedere cose buone, ma poi paga un paperone clamoroso di stracoscia. Sì, Sarri ha detto che gli errori possono accadere, ovviamente sono soddisfatto perché ritengo che la squadra abbia fatto grossi passi in avanti, però dà fastidio ovviamente perdere in questo, e ci credo che dà fastidio, cioè avresti potuto portare a casa un pareggio, un punto in uno stadio comunque difficile perché le squadre turche sono sempre toste da affrontare, e poi il Galatasaray in particolare, ma anche a livello psicologico perdere una partita del genere in quel modo non fa certamente bene, secondo me. L'altra faccia della medaglia però potrebbe essere, sì, comunque abbiamo fatto un'ottima partita, è arrivato un gol su un errore che capita una volta ogni veramente non si sa quanto, perché sono errori che capitano veramente di rado, errori del genere. Quindi è stata un colpo di sfortuna, una partita storta, però siamo sulla strada giusta, ecco, potrebbero vederla anche in questo modo. Però fatto sta che la Lazio esce dalla Türk Telekom Arena con 0 punti. E vado a leggere subito i gironi, ovviamente. Quello della Roma l'ho detto, la Roma ha in testa al girone ovviamente a 3 punti con il Bodø/Glimt. Il girone della Lazio invece vede il Galatasaray primo a 3 punti, Marsiglia e Lokomotiv impattano diciamo sull'1-1, e quindi Marsiglia che poteva fare certamente di più essendo anche in superiorità numerica, e quindi sono ad 1 punto in classifica, e Lazio a 0. Il girone del Napoli invece vede il Legia Varsavia che espugna Mosca al 90esimo, vince 1-0 contro lo Spartak Mosca, a 3 punti quindi, Napoli e Leicester ad 1 punto e Spartak Mosca ovviamente a 0. Ripeto ancora una volta, iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate mi piace e ditemi la vostra qui sotto, nei commenti. Chiudo questo video, alla prossima, forza Roma, al prossimo video.